Un applauso per Stefano Tosoni. Grazie, grazie, salve, salve. È bello, bellissimo essere qua con voi, siete tantissimi, per me è veramente un onore, sono comici bravissimi, un pubblico meraviglioso, per cui se non vi spiace farei un attimo un selfie con voi, se la cosa non vi dà fastidio, un attimino farei una foto. Potete mettervi tutti in centro un attimo? No, no, non c'entrate, se no non venite. No, è che io sono un po' maniaco dei selfie, ne parlavo l'altro giorno con mio padre di questa moda, e che mio padre, insomma, guardava il telegiornale e dice: senti Stefano, ma dimmi un po' sta roba, no? Io vedo sto telegiornale, parla tutti di sti selfie, Renzi che se fa i selfie, tutti che se fa i selfie, le foto, i selfie, i selfie, le foto, le foto, i selfie. Dice: Stefano, ma che è sti selfie? Dico: papà, i selfie è quando te le fai da solo. Vabbè, noi altri chiamiamo le pippe perché... No, 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 papà, no, scusa Stefano, scusami un attimo, no, ma tu hai comprato pure un bastone per i selfie? Che ci fai? Non è che te lo infili su, no, papà, no, fai da solo, ma fai le foto. Ah, cioè te fai le foto mentre... No, papà, no, ti fai le foto da solo. Ah, e beh, perché non te le può fare uno che passa dalla per strada? No, perché ai tempi nostri si faceva così, voi avete la macchina digitale, manco spiegate un rullino se viene una foto di merda, che ve ne frega. E io lì per lì un po' ho riso. Però poi ci ho pensato e ho detto, beh, effettivamente mio padre c'ha ragione. Noi viviamo nell'era dei social, no? Dove tutto serve, la tecnologia per metterci in contatto con gli altri, semplificarci la vita, però in realtà noi siamo al cellulare, al ristorante, siamo in contatto con un amico dall'altra parte del mondo, ma non parliamo con le quattro persone sedute sul tavolo vicino a noi. Ascoltiamo la musica da soli, c'è il navigatore per cui non chiediamo informazioni, noi siamo abituati a fare tutto da soli. Da noi, poi, in Italia è istituzionale questa cosa. Siamo passati da un presidente del Consiglio che si vantava di essersi fatto da solo ad uno... che si è eletto da solo, per cui siamo la Repubblica dei Selfie, che tradotto nel linguaggio di mio padre significa che siamo un paese di segaioli. No, però è una questione ovviamente di punti di vista, cioè magari i politici hanno detto della nostra generazione che siamo dei bamboccioni, no, dei mammoni, e io mi sono offeso, cioè mi sono offeso a questa affermazione, sono rimasto malissimo, e infatti l'ho detto subito a mamma, che mi ha detto che non è vero e che la prossima volta va lei a votare al posto mio, così lo fa vedere. Perché le prospettive sono fondamentali. Ne parlavo l'altro giorno con Eleonora, una mia amica, che lei ha sempre questo cane. Lei dice che ama il cane più delle persone. Perché i cani, no, gli animali, ti danno un affetto smisurato e in cambio non ti chiedono nulla. Vabbè, Eleonora, non so, ma il cane dove vive? Beh, Stefano vive con me, chiedo, ma paga l'affitto? No, beh, che domande fai? Ma il mangiare se lo procura, va a caccia? No, beh, gliel compro io, le crocchette. E se sta male, beh, vado al veterinario, pago io. E quando fai bisogni, beh, io vado dietro di lui con un sacchettino, quando fa la cacchina la raccolgo e la butto io. Vabbè, Eleonora, se lo fai per me, anche io ti copro di affetto. Però magari la busta, un po' più spaziosa la bustina, perché poi abbiamo, no, questa abitudine anche di trattare gli animali come se pensassero come noi, come le persone. Ne parlavo l'altro giorno con Sara, un'altra mia amica che è vegana, perché lei non mangia carne, adesso meno che mai, e, insomma, da un po' di tempo ha un cane, allora gli ho detto, beh, Sara, tu non compri carne, però per il cane è carnivoro, la carne gliela devi comprare. Sei un ignorante, ci sono adesso le crocchette vegane a base di tofu. Capito? Ma è un cane, voglio dire, non puoi fargli mangiare il tofu, questo si deprime, diventa schizofrenico. E no, 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 perché non capisci nulla, sono buonissime. E poi comunque sta sicuramente meglio adesso di quando l'ho trovato su un prato che stava morendo di fame. Dico, vabbè, ne sei sicura? No, perché era in un prato e stava morendo di fame e un prato è pieno d'erba e non si è mica messo a brucare. Voglio dire, piuttosto che mettersi lì a pascolare, mangiare erba, si stava suicidando. Per cui io credo che se continuerà a mangiare tofu finirà sotto una macchina e non sarà un incidente, capisci? Sarà. Perché è così, cioè, le prospettive cambiano tutto, no? Anche nel tempo. Io quando ero piccolo andavo all'autogrill e mi piaceva. L'autogrill era i ciucci, i tobleroni, le caramelle, le liquirizie, quelle arrotolate, no? Adesso vado in autogrill e... Buonasera, un caffè. Vuoi un gratta e vinci? No, perché ho chiesto un caffè, voglio dire, che non suona nemmeno uguale, che ti sfugge della differenza fra un caffè e un gratta e vinci? Che poi almeno una volta tu andavi in autogrill e dicevi voglio un caffè e ti chiedevano vuoi il menù colazione più, super mattina colazione più, family pack? E, vabbè, prendiamo,
ordinavi un caffè, uscivi che avevi consumato due cappuccini, quattro muffin, quattro costrate, un camoglio, una rustichella o una porzione di coda da vaccinare a 50 euro, ma era colazione. Il gratta e vinci. Che cazzo c'entra? No, è vero, cioè è come se vai in pizzeria, dicevo così, vorrei una quattro formaggi e una margherita. Bene, volete una sega a nastro circolare? No, vorrei anche due birre medie. Bene, un esame della prostata? No, no, perché? Perché, e poi l'ho capito, perché? Perché in realtà non ti offrono un bene qualunque. Quello che ti stanno offrendo è gioco d'azzardo. È una dipendenza. È come se andassi all'autogrill e buongiorno, vorrei un caffè. Vuole della marijuana? Grazie dell'applauso. Anche perché io sono sensibile, che io direi di sì in questo caso. Cioè, spero che succeda una volta, no? Non voglio incoraggiare l'uso della marijuana, dicono che rallenti, anche se il campione del mondo, l'uomo più veloce al mondo, è giamaicano, per cui so forse. Comunque, la maggior parte delle persone sarebbe lì basita a dire no, non è possibile, io chiedo un caffè, mi state offrendo della droga? E perché il gratta e vinci che cos'è? No, forse voi non lo sapete, ma l'industria del gioco d'azzardo in Italia, e parlo di gioco d'azzardo legalizzato, per cui lotto, lotterie, superenalotto, non parlo del nero, perché in Italia non è che noi siamo razzisti, è che noi non vogliamo i neri perché il nero ci teniamo a farlo noi, il più possibile. Ridiamoci sopra. No, però non parlo, l'industria del gioco d'azzardo in Italia come fatturato è la terza industria del paese. La terza industria per fatturato. Per questo io voglio invitarvi questa sera, ne approfitto a sensibilizzarvi su questo argomento. Cioè, quando andiamo all'autogrill, questi poveri commessi, loro non sanno nemmeno cosa fanno. Per cui, se ci propongono un gratta e vinci, non limitiamoci a dire no, grazie. Buonasera, vuole un gratta e vinci? Vaffanculo, crepa, spacciatore di merda! Un po' fortino, magari. Però è per il loro bene. E bisogna prendere delle decisioni, è importante nella vita. Io, ad esempio, oltre ad avere una bambina, insomma, tempo fa ho preso questa decisione fondamentale che è stata quella di andare a convivere. Che per voi donne, fatevi capire, per un uomo andare a convivere è come per voi avere un bambino e iscriverlo a un asilo nido diretto da Anna Maria Franzoni. Scusi signora, ma tutti quegli spigoli appuntiti in palestra, li abbiamo affilati stamattina, stia tranquilla. Ah bene, tieni amore, questa è la merenda delle 10. No, stia tranquilla signora, alle 10 il bambino non avrà più fame. È così, però arriva a un certo punto della vita in cui noi facciamo questa scelta. E la facciamo perché? Perché pensiamo di aver trovato la persona giusta che trasformerà da quel momento in poi la nostra vita in un meraviglioso film pornografico che va in onda 24 ore su 24 a casa nostra. Passa un mese, dal set di Armageddon sei già passato al set di Una mamma per amica. Lei con estrema disinvoltura passa da tacchi a spillo, belle come seta, a babbucce della nonna, pelle come setola. Amore, ti ho detto di non far dormire il gatto nel letto, cretino, è il mio polpaccio. Da una mamma per amica arrivi al pianeta delle scimmie. Però la cosa diciamo che cambia di più è veramente l'attività sessuale, nel senso che prima io con lei lo facevo dappertutto. Lo facevo al mare, sui lettini, nei parcheggi in macchina, nei cessi delle discoteche, nei confessionali delle chiese. Io, ve lo giuro, io una volta, tanto siamo pochi, se lo posso dire, ho fatto sesso mentre c'era mia nonna di là che recitava l'atto di dolore. Ho avuto un orgasmo, adesso ogni volta che le vedo i capelli penso a 50 sfumature di grigio. Però adesso invece hai a disposizione un letto matrimoniale enorme, stupendo, meraviglioso. Lei la sera è sempre stanca. Beh, amore, allora se sei stanca mi fai un favore, spegni la luce e dormiamo, così magari domani. Amore, un attimo, faccio due parole crociate, due, poi spengo. Due parole crociate, due. Due ore di parole crociate. E non ne sa una! Per cui le chiede a te! Ti rompe il cazzo, tu non puoi dormire quando ti svegli alle 3 di notte perché vuole sapere la capitale del Burkina Faso. Tu gli daresti un cazzotto, però lei è donna, lo capisce prima, ti anticipa. No, amore, no. Amore, sta calmino, dai, faccio l'ultima e poi spegniamo, davvero. Anzi, facciamo prima, va, dimmela tu, così faccio subito. Fu pugnalato da Bruto. Braccio di ferro! Cretino, c'ha 6 lettere. Scrivicelo in inglese. Popeye, giusto, ci sta, grazie. Buonanotte, fu. Spegni la luce e muore.
perché la mia ragazza non si addormenta, muore. E muore secondo il teorema di Pitagora, ovvero in una posizione per cui il quadrato costruito sul suo corpo è uguale alla somma dei quadrati dei catelli del letto. Un'ipotenusa così perfetta. Una diagonale. Io sono 1,90 m, dormo rattrappito in 60 centimetri di letto. Di solito non mi addormento. Svengo per gli spasmi muscolari. Solo che anche quando svengo e finalmente potrei dormire, lei viene riposseduta dallo spirito di Francis il mulo parlante. O scaccia o ride. Quando mi va di culo le fa tutte e due la stessa sera. Caccio sugli stinchi e ride. Caccio sugli stinchi e ride. Caccio sugli stinchi e ride. Tu le sfiori delicatamente la spalla. Ma basta! Ti muovi come un elefante, ti muovi, mi svegli sempre. Regola numero uno della convivenza. Tu, uomo, hai sempre torto. Sempre! Le donne ridono, gli uomini no, frustrati, e sanno che è vero. Hai sempre torto. Tu lasci la luce accesa in bagno 5 minuti, lei ti urla dietro delle cose che io ve lo giuro così brutte, nemmeno allo stadio in curva durante il derby le ho sentite. Lei entra in bagno con la lavatrice accesa, accende la luce, il phon, la piastra, lo scaldaceretto, una stufetta elettrica, uno stereo, stacca la corrente, cretino! C'è il forno acceso, vai a spegnere la TV! Grazie. Grazie, so che mi capite. No, ma poi veramente la sfera intima proprio degrada, perché prima, insomma, magari scoprivi un pezzo di pettorale, lei ti prendeva l'ormone e si eccitava. Adesso puoi passarle davanti completamente nudo, cosparso di olio tipo bodybuilder. Lei ti guarda. Uè, Friol! Ma vuoi smettere di fare il cretino che c'hai 40 anni? E poi scusa, è inutile che sprechi olio. Il grasso c'è comunque! No, vero, non si accorge, davvero, non si accorge più di nulla. Io ho provato, 2 anni fa mi sono tatuato un dragone dietro la schiena. Dragone nero, grosso così. Torno a casa, vado in bagno, mi tolgo la maglia, entro lì in sala, la trovo lì in sala... Mi pento davanti a lei e dico, guarda, amore, noti qualcosa di nuovo? Hai spento la luce in bagno, bravo, era ora! Però finalmente qualche settimana fa uscivo dal bagno, avevo tolto giù l'accappatoio, lei mi vede da lontano dall'altra stanza, amore, aspetta, fermo, amore, c'è una cosa enorme dietro la schiena, sta fermo, amore, è una cosa nera, enorme, vieni qua, amore, vieni qua! Bravo! Amore? Sei accorta del drago, C'è un drago? Ma dove? Ah, sto lucertolone tatuato, quanto schifo, c'è 40 anni, c'è un cretino, amore, è un drago! Sta fermo, non toccarlo, ma non toccare, no. Sta fermo, non toccarlo, ti ho detto! Lo schiaccio io! I draghi no! I punti neri a 300 metri con la nebbia della Valpadana li vedono lo stesso! C'hanno dei rilevatori di sebo montati qua sulla retina dalla nascita! Bersaglio, bersaglio, bersaglio! E la cosa terribile è che mi fa un male cane. Mi rompe il cazzo da morire, ma io glieli faccio schiacciare sempre. Perché so benissimo che l'unica volta che la sentirò urlare... Oddio, quanto è grosso, ma enorme, Dio, come godo una roba meravigliosa, sperando che i vicini siano di là che ascoltino! Grazie! Grazie mille. L'applauso per lui, calabrese, attore, autore. Ciò che viene fuori dai suoi testi è frutto di una continua analisi di se stesso, osservazione del contesto sociale che lo circonda, al fine di provare a dare nuove chiavi di lettura. Dal 2014 è autore della compagnia teatrale Il Basilisco. Signore e signori, un applauso per Michele Ventriglia! Sapete, vivo a Caserta e lì tutte le volte che dico di essere nato a Reggio Calabria il 20 gennaio mi dicono in Calabria a gennaio. Ed io sì, in Calabria a gennaio. Guarda, tu non ci crederai, ma la Calabria esiste anche d'inverno. Nacqui prima del previsto e questo dei suoi sospetti. Appena nato fui sottoposto a interrogatorio.
mi misero a testa in giù, mi sculacciarono e minacciarono di tagliare il cordone ombelicale a me e a tutta la mia famiglia. Io emisi qualche vagito, ma non dissi una parola. Modo! Questo mi tranquillizzò. Ero un calabrese, toc! La mia infanzia giù in Calabria fu segnata da tre parole. Tu sai chi? Quando giocavo a Muccionetta, a nascondino, quello che ci cercava, quando ci trovava, non gridava mai «Ti ho visto! Ti ho visto!» No, lui al massimo ci guardava, annuiva e passava oltre. E una volta al palo non gridava mai «Palo per Michele!» Al massimo palo per tu sai chi. Potevamo restare nascosti per settimane. Alla fine c'era chi si costituiva e chi diventava latitante. A guardie e ladri non ci si rincorreva, ci si accordava. Ma il massimo lo raggiunsi a scuola. La professoressa di storia voleva sapere da me i nomi di chi prese parte al direttorio di Napoleone, ma io non dissi niente. E lei si incazzò. Insomma, chi c'era in questa assemblea? Voglio i nomi, fammi i nomi! Professoressa, tu sai chi? Se sei così coraggiosa, falli tu i nomi. Prensi due. Ma buttana la cavalla, io nomi non ne feci. Poi per motivi di lavoro mio padre ci annunciò che saremmo andati via dalla Calabria e migliorato in questo modo le nostre condizioni di vita. Così ci trasferimmo in campagna. Ovviamente non sapevo cosa aspettarmi. Ma rimasi sbalordito quando, appena arrivato, mi trovai nel bel mezzo della più grande partita di paintball a cui avessi mai assistito. Gente che si sparava in ogni angolo di strada. I colpiti non baravano. Una volta presi, andavano a terra e lì restavano. Che onesti! Ed era tutto così realistico. Credo sia stata vincente la scelta di usare un solo colore. Il rosso. Si chiese entusiasta chi avesse organizzato il tutto, ma nessuno sapeva niente. Ma De Campani ho anche sempre ammirato la maestria nella pirotecnica. Addirittura ci fu un periodo in cui nel cuore della notte prendeva fuoco un negozio. Nel weekend anche due. Ne chiesi in giro il motivo, ma nessuno sapeva niente. Poi capì. Era autocombustione. Grandiosi. Seguì però poi il tempo delle esplosioni, sì. Esplodeva un'auto ogni due giorni. Questo mi insospettì, tanto che cominciai seriamente a dubitare della mia teoria sull'autocombustione. E allora decisi di fare domande in giro a quelli del quartiere. Ma tutti mi rispondevano, no, no, noi non abbiamo sentito niente. Dormivamo, in pieno giorno. Dormivamo tutti. Vai, io quasi dormo la bellezza. È sempre tutto così tranquillo. Nessuno aveva sentito esplodere un'auto alle 3 del pomeriggio. Fu allora che denunciai ai centri di ricerca la più terribile piaga della Campania, il sonno pesante. Beh, tuttavia, dopo un po' cominciai a dubitare anche di quest'altra teoria. E allora decisi di incalzare un Salvatore, il vecchietto del quartiere. Un Salvatore, ma... voi sapete chi combina questi casini per di qua, eh? Ma come no? Voi sapete chi è stato? Nisciuno. Io non so niente. Chi è stato? Nisciuno. Chi è stato? Nisciuno. Chi è stato? Vaglio! Ehi! Capatosto! Ma che ne parliamo a fare? Tu sai chi? Tu sai chi? Quelle tre parole tornarono a tormentarmi. Capì che la differenza era che in Calabria tutti sanno chi e nessuno parla. Mentre in Campania nessuno sa chi e tutti stanno zitti. In quel momento quei tutti e quei nessuno mi apparvero assolutamente identici. Sì, pensandoci, è come giocare al gioco del silenzio, dove chi parla perde, viene eliminato. Ma se stai zitto vinci e puoi addirittura scegliere tra i tutti e i nessuno. Che bello. E una volta che avrai scelto se far parte di quei tutti o di quei nessuno, felice, da italiano doc, puoi addirittura tornartene al tuo posto in silenzio.
muto. Grazie. A te il microfono. Tocca a te, io vado via. No, volevo ringraziare Pierfranco che mi assiste come tutte le sere, perché è un po', se no, in breve tempo fare il concerto, fare tutto il conteggio, il concerto, sono fuso. Allora, Gloria Fensi, 235 voti. Stefano Tosoni, 244. Massimiliano Falconi, 254. Michele Ventreglia, 262. Maurizio Bronzini, 263. Vince, il primo posto è di Giovanni D'Angella con 287. Bravo! Allora, io chiamerei sul palco Domenico Lannutti, intanto i tre concorrenti che riceveranno il premio. Domenico Lannutti, d'onore, riesce a dargli il microfono? Aspetta, che proviamo a dargli il microfono. Accendiamo il microfono, che bello oggi. Accendi il microfono, spegni il microfono, non va il microfono. Gracchi il microfono. Oddio, il microfono, ma perché non si possono fare le dirette senza microfono? Vai, prova a sì. Eccoci. Allora, basta. Vogliamo fare un applauso forte a questa splendida donna? Grazie. Allora, io adesso, chi è che la fa da valletta? La faccio io da valletta, vado giù a fare da valletta. Allora, quindi praticamente io devo premiare. Allora, non lui mi fa da reggi microfono, io faccio da valletta, partiamo dal terzo. Allora, il terzo classificato. Il terzo classificato. Fai da reggi microfono, dov'è? Michele Ventriglia, vado a prendere la targa. Consegna la targa a Domenico Lannutti. Prego, hai qualcosa da dire? Ha detto che va bene così. Grazie. Sei contento? Sono contento, grazie. Un bel applauso. È calabrese di poche parole, aggiungendo pochi parole. Io voglio dire una cosa. Sei contento? Il livello era alto, è vero o no? Sì. Quindi, voglio dire. Bravi! 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 Secondo premio. No, rimani qua sul palco con noi. Li facciamo levare il terzo classificato. Secondo classificato. Maurizio Bronzini. Maurizio Bronzini. Garanzia. Consegna la targa Domenico Lannutti. Sì, dai. Prego. Allora, vai, ti do il microfono, vai. No, hai qualcosa da dire? Qualcosa da recriminare? No. Sei contento? Sei soddisfatto? Atto? No, ho gli indirizzi dei giurati, quindi sono a posto, io posso andare via. No. Facciamo un bel applauso per Bronzini, bravissimo, veramente bravo. Complimenti, veramente. E ora, premio per il primo classificato. Oh! Signori e signori, Michele D'Angella! D'Angella! Michele, guardate, D'Angella! Guardate la tua espressione come ti ma, va, sì, ma metto anche Leo Spelli! Te l'aspettavo! No, mi chiamo Giovanni, ma chi cazzo è Michele? Sei la numero uno! È vero o no? No, io posso dire... una parente di quel dottore che dicevi prima. Già tanto che non mi ha chiamato Leo Spelli. No, io posso dire una cosa, visto che ho il microfono. Sono non felice di più. Primo, perché nella mia vita ho vinto un torchietto. Avete il torchio? A Canosa di Puglia, dove sono nato. Una volta sono andato, ho partecipato a una lotteria, ho vinto un torchio per le olive. Ma finto! Oh, voglio dire, sai quanto costa un torchio per le olive? Io sono figlio di contadino, so. Ma è vuoto, l'ho aperto, non c'è un cazzo! Appunto, adesso ti compri il campo.
Seconda, seconda cosa, scusa. La cosa più bella... Però forse c'era un messaggio culto. Vai. C'era un messaggio culto. Culto. Dati all'agricoltura. Anche. Dati all'ipica. No, e la cosa più bella, nella mia presentazione ho detto, mi chiamo Giovanni D'Angella, vivo, sono nato a... Insomma, non mi ricordo esattamente cosa ti ho detto. Non ti ricordi dove sei andato? Non mi ricordo. No, però a un certo punto si dice, ho un mutuo e pago una rata di... 458 euro. Sto mese l'abbiamo salvato. Un bel applauso, forte! Allora. Io voglio però dire una cosa. Facciamo giusto il punto della situazione. Facciamolo. Voglio dire proprio tre cose, anzi. Facciamo anche qua, cinque, va. Gabri, tutti per terra, ci allora, sei comodo, c'è anche il tavolo per ballare domattina. Io dico sempre che la vita è una barzelletta e noi siamo la battuta e non ci resta altro che ridere. Bravo! Perché è così. Lao Tse, sapete chi è Lao Tse? Come, lo conoscete Lao Tse? Diceva, ogni volta che ti fabbrichi un pensiero, ridici sopra. Mia nonna invece dice sempre, ogni volta che tu ridi, togli un chiodo dalla bara. Orpote! Da Oriente a Occidente, l'imperativo è quello. Bisogna ridere. Ridete. Che fa bene! Facciamo un applauso a questa manifestazione, ma forte! Noi abbiamo una sorpresa per te. Una sorpresa per me? Ce l'ho qua. Wow! Ce l'ho qua, ce l'ha Giuseppe. Wow. Un applauso a Domenico Lannutti, lo dobbiamo fare tutti quanti. Grazie, io voglio chiamare anche la mia compagna qui sul palco, esatto. Però. Gabi Corvo. Gabi, vieni qua. Che voi, adesso voglio dire una cosa, non so se avete notato. Oh, è la sì, mia la sorpresa, sì. Vincitore, Festival Cabaret Amore Mio 2003. Un 2003. Grande successo. Mi hanno portato la foto. Del 2004, ovviamente. 2003, Gabi, vieni qua. Facciamo un applauso anche a Gabi, grazie. Mi accompagna nella vita sul palco argentina, che questa sera si è esibita pure col dito rotto, non ha potuto fare le sue acrobazie perché è un'acrobata bravissima, però ma c'era spazio, dai. C'era spazio, però si attaccava ai panoramici. Allora io volevo chiamare io voglio ringraziare, perché nel 2003 ho vinto appunto Grottammare Cabaret, qui ci sono i rappresentanti di Grottammare Cabaret, uno dei festival, i testimoni di un evento. Uno dei festival più belli d'Italia. Da quando ho vinto Grottammare Cabaret la mia vita è cambiata. Dicono nel mondo del cabaret, dicono è vero, che vincere Grottammare porta fortuna. È vero, è verissimo. Ho fatto un sacco di strade, fatti dalle Marche, sono tornato a Bologna. Battuta scontata proprio, scontata. No, facciamo un applauso veramente bello a Grottammare Cabaret. Forte! Io vorrei... Continuiamo l'applauso anche però per il Festival Cabaret Emergente. E poi Benini. Di Riccardo Benini, questo... Vieni, impallali tutti. Posso dire anche una cosa su Benini, posso dire? Sì. Sentiamo. Allora, insieme a Grottammare Cabaret, un altro festival bellissimo è quello di Modena, uno dei più importanti d'Italia, insieme a Grottammare Cabaret, giusto? E li abbiamo tutti e due qua. Io non ho vinto il Festival di Modena, però sono stato ospite da lui. Non hai mai partecipato. E non hai anche mai partecipato. Ma così uno può vincere, no? Sei arrivato di diritto come ospite. Come ospite, abbiamo lavorato assieme e con Riccardo per un anno, è stato bellissimo. Beh, un artista straordinario, lo avete visto. Un applauso anche al Festival di Modena! No, volevo dire una cosa. E adesso io non dico più niente. È il primo anno in cui noi in Festival Cabaret Emergente di Modena facciamo questa collaborazione con questo Festival di Bologna. La collaborazione è nata da un'idea di Silvia, io ho aderito subito perché questa è una ragazza che oltre ad avere una grandissima volontà, un grande talento sia nel cantare ma anche nell'organizzare gli eventi, e stasera lo ha dimostrato in questo bel luogo semplice, è un luogo semplice dove però si sta veramente bene. Io sono stato benissimo e vi ringrazio. Volevo dire che D'Angella da noi ha vinto il premio Radio 2 Rai, Bronzini ha vinto il festival, adesso aspettiamo naturalmente Ventriglia, così facciamo il tris. Quindi grazie dell'invito, ti aspetto il 10 maggio al Teatro Storchi di Modena per la finale della 23ª edizione del Festival Cabaret Emergente.
di Modena. Grazie a tutti. Allora, a questo punto io dovrei fare i ringraziamenti di rito, naturalmente. Però prima posso lasciare il pubblico con una massa. Va, con una massa. So, ci si rompe. Con la massa. Mi sono dimenticato di dire la massa. Mi porta bene anche a voi. Ricordatevi che se state correndo su un cavallo e siete inseguiti da un ippopotamo, da un elicottero, da un disco volante, prima di scendere dal cavallo, accertatevi che la giostra si sia fermata. Allora, siamo arrivati alla fine, sono giunta ai ringraziamenti. Allora, innanzitutto il Circolo Arci Benassi, Alessandro Belluti il presidente, ma chiamerei un applauso anche oltre che per i cuochi che ci hanno fatto mangiare benissimo e tutti i volontari che ci hanno sempre supportato. Chiederei anche un applauso per Carlo Magli che là in fondo, che da 5 anni che ci dà, che mi supporta all'interno del circolo facendo di tutto e di più, gli mando sms a tutte le ore del giorno e della notte. Alla nostra giuria popolare presieduta eccezionalmente dall'assessore Naldi, dalla dottoressa, dall'assessore Monti, dalla dottoressa Naldi, ma io farò sempre casino con i nomi e mi perdonerete. Dalla nostra giuria di qualità, dove c'è Maurizio Bergonzoni, dove c'è Claudio Succi, dove c'è Giuseppe Cameli, dove c'è Riccardo Benini, dai nostri ospiti Rolando Bettazzi e Lannutti Corbo, da tutti i nostri concorrenti che non ve li dico perché sono troppi, dalla TV Marcella Marzali di Match More Movie e Maurizio Saliera, e dalla TV di Sette Gold, tutti quanti, ma soprattutto il più grande grazie va a voi cari amici del pubblico, perché senza di voi tutto questo non avrebbe